Allora, adesso la musica che avevo promesso finalmente trova spazio, andiamo subito con questo video e poi torniamo in studio per parlare con due dei The Supernova. Ma non è vero! Ma lo so benissimo! T'ho chiamato anche a casa! Sei un bugiardo, sei! A volte mi chiedo se sia tutto normale o così semplice. Come credevo, come mi han detto, guardo il mondo attorno a me. Il tempo che corre, la vita che cambia, ti svegli un giorno che sei già grande. Qualcuno che parte, qualcuno che non ritornerà. Ma cosa vuoi che... Eccoci in studio, Franco De Napoli, nostro regista, ha sfumato questa bella canzone dei The Supernova che sono qui in studio con me. La canzone si chiama, grazie ragazzi per essere qui, si chiama Cosa vuoi che sia, sì. Ed è quella che voi poi domani, tempo permettendo, però pare che andrà bene, insomma, domani canterete, sì. Eseguirete allo Stadio San Nicola, sì. Perché ormai è il secondo appuntamento della serie, anche la musica scende in campo, sì. Quindi come Madonna al Super Bowl, noi al San Nicola, paragone immodesto, voi al San Nicola, insomma, mutatis mutandis, però insomma, questo è. E allora, con gli Wild il debutto è stato positivo, adesso tocca a voi, cosa vuoi che sia, lo abbiamo visto, il video mi incuriosiva, mi spiegavate che cominciate il video da vecchi e sì. Poi via via sì. Diventate giovani, quindi è un percorso di vita all'incontrario, sì. Perché? Durante le riprese del videoclip il regista ci ha chiesto esplicitamente appunto come oggetto del videoclip di fare questa cosa, anche se non legava molto con il testo, ecco. Quindi noi siamo stati molto ovviamente entusiasti, sono stati truccati solo loro, io invece ero in cabina di pilotaggio del treno, infatti come si vede non ci sono nel video, però è stata un'esperienza fantastica perché hanno preso tutto il treno per noi e veramente noi che eravamo allora all'inizio. Vi siete sentiti importanti. Cavolo. E allora, voi siete giovani, non giovanissimi però, perché avete già macinato tanto per arrivare insomma a questo sì. Primo disco importante che è prodotto da Puglia Sounds. Allora, io innanzitutto devo presentarvi, c'è Luca Laruccia che è la voce del sì. Gruppo ma anche autore dei testi sì. E poi invece abbiamo Gigi Pesola che è il chitarrista. Siete in tutto cinque ragazzi, tutti baresi? Sì, sì, tra l'altro io li saluto perché sono a casa, non sono potuti venire domenica. Però vi staranno sì, guardando, sì, di sicuro. Sì, assolutamente. E allora, di te ho letto che hai cominciato a scrivere sin da piccolissimo, sì. Quindi la passione per la scrittura è stata precedente rispetto a quella, alla scoperta della musica, sì. No? Sì, ho scoperto la musica un anno dopo, ho scoperto di saper suonare ad orecchio e quindi dopo 2 o 3 anni ho deciso appunto che c'era la possibilità di unire la passione per la scrittura a quella della musica e poi ovviamente grazie a Gigi, all'incontro con Gigi che era un esperto chitarrista, abbiamo fondato i The Supernova. E da quant'è che siete? Ecco, il gruppo si chiamava prima Supernova, sì. Adesso si chiama The Supernova, sì. Un po' alla latina, no? Un po' alla latina, e sì. Perché questo perché cambio? Perché ci siamo accorti, abbiamo scelto noi il nome Supernova per una serie di eventi, poi quando c'è stata l'uscita del disco, la casa discografica ci ha detto che c'erano già altre band, ecco. Con questo nome. Quindi c'era per una questione di copyright. Sì, più che altro per una questione proprio di confusione delle band, e quindi ci hanno suggerito di aggiungere il De latino. E quindi i The Supernova, c'è questo sodalizio che dura un po' da diversi anni, da quanto? Sì, cioè da quando è che avete cominciato a suonare insieme anche negli scantinati, immagino? Beh, io con Gigi suono da...
11 anni, 12, sì, forse qualcosina in più. Qualcosina in più. Quindi da ragazzini. Sì, esatto. Proprio piccoli. Poi il discorso della band, la formazione attuale è più o meno da un anno. Ci siamo uniti in questa formazione, ci stiamo levando parecchie soddisfazioni. Siamo stati ospiti in Rai da Paola Perego per presentare proprio questo videoclip e questa canzone. Domani c'è quella che sarà la nostra per adesso più grande vetrina e possibilità, che è appunto quella di suonare allo Stadio San Nicola. Quindi è il battesimo live più affollato che avete avuto fino adesso? No, abbiamo suonato anche alla Notte Bianca comunque, c'era abbastanza gente, quindi non è proprio la prima però esperienza. Però il pubblico dei tifosi da stadio non esatto, è lo stesso, quella è no? La sensazione unica. Nella spaventa? Propria città, sì, sinceramente sì, però è veramente bellissimo suonare per la propria squadra, per la propria città e per il proprio stadio, e per noi che siamo tutti devo baresi. Dire, è anche carina questa iniziativa, perché sì, mescolare musica e calcio è importante, soprattutto dando spazio agli giovani, ai certo. Ragazzi che oggi nessuno che dà non spazio hanno... alla musica esatto. Emergente, quindi il Cube ha organizzato questa voi dite iniziativa. Questo, siamo vicinissimi alla partenza di Sanremo, anche Sanremo è una vetrina, però è una vetrina alla quale si arriva in maniera molto molto faticosa. Sì, siamo in televisione, dovremmo dilungarci per 2-3 ore. Capitolo dolente. Sì, noi ci abbiamo anche provato tramite l'Accademia, però diciamo che non ci siamo riusciti, è un percorso difficile, quindi per il momento stiamo facendo strade alternative e comunque anche senza Sanremo stiamo riuscendo nel nostro intento di proporre quella che è la nostra musica. Una cosa che mi ha incuriosito di quello che ho letto è che in pratica la scelta dei testi è una scelta che va alla sostanza della comunicazione. Sì. In pratica si sceglie un testo semplice per poter raggiungere il maggior numero di persone possibile. È un po' quello che dovrebbero fare i giornalisti sostanzialmente. Sì, detto così è veramente molto, molto bello da sentire. Questo non vuol dire che siano banali. No, assolutamente. Ecco. Infatti è proprio questo il problema. Cioè si può essere semplice e farsi capire. Capire da tante persone è difficile, pur non, ma si può fare. Pur non... Sì, ovviamente non vanno buttati lì giù i testi in 10 minuti, bisogna trovare quello che è lo schema perfetto, io lo chiamo in questa maniera, rapportare la melodia alle parole essendo diretti, né scontati, ma nemmeno troppo difficili, perché oggi chi ascolta musica con la crisi discografica, ci sono le ragazzine di 13 anni fino ai 18 che comprano i dischi, quindi devi comunque essere sì, devi comprensibili, certo. Arrivare subito al cuore, sì. All'orecchio delle persone. Ripeto, senza mai essere scontato però. Dunque, io vi faccio veramente tanti tanti in bocca al lupo per il debutto di domani, forza ragazzi. Allora, facciamo anche gli auguri al Bari che incontrerà il Sassuolo, perché insomma questo è poi l'incontro che andranno a vedere i fortunati che avranno anche modo di godersi questa esibizione domani. Io vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, grazie per essere stati con noi e buona serata. Thank you.